Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. Un importante evento dedicato al riso si terrà l'anno prossimo a Vercelli. Si tratta di una vera e propria fiera che è stata presentata a Siracusa in occasione del G7. Presentata al G7 dell'agricoltura a Siracusa, la RISO, la Fiera del Riso di Vercelli, che dovrebbe vedere la prima edizione nel prossimo anno, si parla di settembre 2025. Noi siamo assolutamente favorevoli, non solo. Un po' di tempo fa avevo incontrato in altra occasione il ministro Lollobrigida, al quale avevo sottolineato la necessità di fare un evento come quello che è stato proposto per il 2025. Ma è importante perché? È importante perché noi dobbiamo far conoscere un prodotto che molto spesso non è così conosciuto. Si pensa sempre che il riso serva per quando non sto bene oppure se devo darlo ai bambini, ma in realtà le caratteristiche organolettiche di questo prodotto sono veramente uniche. Sono uniche tanto che anche recentemente è stato certificato da dei medici che ha un basso tasso di glicemico e quindi in alcune situazioni si sono passate delle leggende metropolitane sul riso e quindi è assolutamente importante perché il riso fa parte della dieta mediterranea. Vercelli è la capitale europea del riso, quindi. Sarà più un evento con ricadute positive in termini turistici o di supporto, di sostegno al mondo agricolo? Secondo me, le due cose sono collegate tra di loro, perché informare il cittadino su quelle che sono le caratteristiche di un prodotto, ma soprattutto su quelle che sono gli sforzi che l'agricoltore fa per salvaguardare un territorio come questo e come tutti quelli dell'agricoltura italiana, passa attraverso la conoscenza del turismo e del territorio. Ed ora andiamo a Cerano, dove dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, la polizia locale è intervenuta per uno scarico abusivo di rifiuti nel Parco del Ticino. Il servizio. A seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, la nostra polizia locale ha rinvenuto un importante scarico di cartongesso nel Parco del Ticino, quindi sul territorio di Cerano, ma nel Parco del Ticino, proprio a pochi metri oltretutto dal letto del fiume. E il cartongesso è appunto un rifiuto speciale non pericoloso e come tale però sia per essere trasportato che per essere smaltito richiede delle procedure particolari. Tutto questo ha chiaramente dei costi che nel momento in cui non si riuscisse ad individuare il responsabile ricadono sul comune, quindi sulla collettività. Questo cartongesso abbandonato è oggetto in questo momento di indagine da parte della polizia locale per cercare appunto di risalire al responsabile. Noi ci stiamo proprio in questi giorni adoperando come amministrazione per l'acquisto di telecamere mobili di ultima generazione che sarebbero utili proprio in casi come questo. Sono telecamere facilmente occultabili, difficilmente manomettibili o danneggiabili, registrano movimenti, registrano soste di persone o mezzi. In tempo reale queste immagini, queste situazioni vengono cristallizzate, vengono salvate. Può essere davvero utile per andare ad individuare responsabili di eventuali atti come l'abbandono di rifiuti, ma possono essere utilizzate per tanti scopi, ad esempio per atti vandalici, per lo spaccio o altre cose. Adesso stiamo ancora facendo delle indagini, quindi stiamo cercando di capire se nel materiale riusciamo a ritrovare anche soltanto dei piccoli pezzi, piuttosto che dai passaggi delle telecamere che abbiamo, che in quella zona, diciamo, è un po' scoperta, capire se riusciamo a identificare prontamente chi è che è stato il trasgressore nell'abbandonare il rifiuto. Tant'è vero che l'amministrazione so che si sta mettendo in movimento per riuscire ad acquistare delle telecamere di ultime generazioni, garantite anche da sistemi di privacy anche parecchio elevati, per contrastare, diciamo, questo abbandono indiscriminato. Purtroppo il comune è abbastanza colpito. Un pezzo di Novara vola a New York con le maschere del carnevale, Re Biscottino e la regina Cunetta, pronti a sfilare sulla Fifth Avenue della Grande Mela in occasione del Columbus Day, che commemora la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. L'appuntamento per lunedì. Oggi abbiamo presentato la sfilata al Columbus Day il 14 ottobre a New York da parte del re e della regina
della nostra città. Un momento importantissimo, perché le nostre maschere, la nostra cultura, la città di Novara, il nome di Novara viene portato a New York, in uno dei momenti, delle giornate più importanti, non solo degli Stati Uniti ma anche dell'Italia, perché si festeggia la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Quindi come amministrazione noi non possiamo che essere orgogliosi e contenti di tutto quello che stanno facendo per la nostra città, per far conoscere il nome di Novara all'estero. Fino adesso sono rimasti all'interno dei confini europei, perché sono andati a Tenerife, sono andati a Barcellona, sono andati a Chalon-sur-Saône, senza dimenticare tutte le altre città italiane in cui sono state, e adesso vanno anche a New York. Quindi veramente credo che non si potesse sperare di più. Abbiamo iniziato nei piccoli paesini e adesso andiamo a sfilare a New York. Per noi è una grande emozione. E in giro di 8 anni circa che abbiamo iniziato, e non so dove ci fermeremo, perché dopo New York andremo ancora avanti, organizzeremo ancora qualcosa di più importante e più bello, sempre con l'aiuto del comune. Beh, dopo New York cos'altro possiamo organizzare, Luca? Dove possiamo andare dopo New York? Mi sembra che già abbastanza. No, vabbè, il nostro scopo è sempre quello di far conoscere la città di Novara, e quindi ben vengano le iniziative. Questa poi è stata realizzata grazie al Centro Coordinamento Maschere Italiane e grazie al Ministero di Roma, che ha voluto le maschere italiane a fare questa bellissima sfilata Columbus Day, dove veramente ci sarà la visione di milioni di persone. E quindi veramente per noi è una grande emozione portare il nome di Novara a questi alti livelli, veramente siamo contentissimi. E poi quando torniamo incominceremo a lavorare per il nostro carnevale. Assolutamente. Vero, Brian? Cercheremo di portare novità. Tanto divertimento, perché aria di festa, il Carnevale di Novara deve essere così. Visto il successo dell'anno scorso, proveremo ancora a ripeterlo. Certo. Ed ora parliamo del progetto che riguarda la realizzazione di un istituto agrario in Valsesia, un progetto che piace al territorio, ma sentiamo il dirigente scolastico dell'Alberghiero, la professoressa Vicario. Il progetto dell'Istituto Agrario della Valsesia va avanti, ha trovato un supporter veramente importantissimo nella professoressa Angela Maria Vicario, dirigente dell'Istituto Alberghiero, che insomma crede molto in questo progetto. Quali sarebbero insomma le caratteristiche e soprattutto i vantaggi che una scuola di questo genere può portare al territorio? Allora, si tratta di una scuola proprio indirizzata all'agricoltura alpina. Quindi va benissimo per valorizzare il territorio della Valsesia. In Valsesia stanno nascendo tantissime piccole aziende agricole, e quindi va benissimo per i ragazzi che vogliono apportare, diciamo così, una linfa nuova al territorio. Senta, per un ragazzo che sbocchi insomma può dare proprio concreti frequentare un istituto di questo genere, oltre a quello di lavorare in agricoltura sul territorio, ma ci sono altre possibilità? Naturalmente è una scuola con un diploma poi finale, la possibilità di accedere all'università, quindi sbocchi a livello professionale, per esempio come docente tecnico pratico, nell'amministrazione. Quindi insomma tante opzioni, certo. Per cui ci sono dei questionari che voi trovate sul sito dell'Unione Montana Valsesia, guardateli se dovete pensare al vostro futuro scolastico. La Valsesia vi dà questa benissimo, nuova opportunità. Benissimo, certo, proprio così. Ed ora gli spettacoli Incanto Pù a Novara, sentiamo di che cosa si tratta. Bene, buongiorno a tutti, io sono Massimo, lei è Barbara, siamo il duo Incanto e porteremo in teatro qui in via Auxilia 4 il nostro spettacolo tributo ai Pooh. È uno spettacolo di luci, di colori, di musica. Siamo due musicisti, Barbara è una delle poche donne batterista e cantante in Italia, io mi dedicherò alle tastiere e poi per questa parte diciamo teatrale avremo anche un paio di pezzi in versione sinfonica dove io suonerò il violino
E vi aspettiamo tutti il 19 ottobre qui al Teatro di Via Auxilia 4. Grazie a tutti. Grazie. E adesso vi parliamo delle novità del Circolo dei Lettori. Che cosa sta accadendo? Che cosa accadrà anche in città? Dunque, molte cose, molti appuntamenti come ogni mese. In particolare questo mese siamo molto orgogliosi di lanciare un nuovo progetto che rivolgiamo ai più giovani, alle più giovani, dedicato quindi ai ragazzi e alle ragazze dai 14 anni ai 20, 21, 22, finché c'è la voglia di leggere romance. Questo genere che sta scalando le classifiche, che ha al suo interno moltissime sfaccettature e che ha permesso di avvicinare davvero i più giovani alla lettura. Noi abbiamo deciso di avventurarci in questo nuovo mondo insieme a una book blogger che si chiama Little Reader Sofia, la trovate su Instagram con questo hashtag. Lei è una ragazza molto giovane, molto in gamba, legata al mondo dell'editoria dei più giovani, che ci seguirà all'interno di intere giornate dedicate ai ragazzi. Partiamo sabato 12 ottobre dalle 10 alle 17 con una serie di momenti, di attività dedicate alla lettura, quindi ci saranno giochi letterari, attività letterarie, momenti di silent reading e poi veri e propri gruppi di lettura in cui raccontarsi le proprie letture, con la possibilità quindi di tornare a casa con tante nuove idee per titoli nuovi da leggere e con tanti nuovi amici. La sede è qui al Circolo dei Lettori al Castello Sforzesco, ci muoveremo tra le sale, quindi sarà anche particolarmente suggestivo e romantico come ambientazione. A conclusione della giornata alle 18 la presentazione di una blogger molto conosciuta su Instagram, Emma Galeotti, la trovate come Empatia su Instagram. Lei presenta il suo esordio letterario, Questo libro non esiste, edito da Feltrinelli. E insomma vi invito a partecipare all'intera giornata se avete voglia di conoscere questo mondo e comunque alla presentazione alle 18 del romanzo di Emma Galeotti, perché sicuramente sarà un'occasione divertente. I Rotari, cittadini novaresi impegnati per l'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie. Perché partecipare il 12? Partecipare il 12 anzitutto perché è una manifestazione bellissima che ormai sono diversi anni che si tiene e devo dire sempre con maggior successo di pubblico, sempre di più, sempre di più. Partecipare certamente perché è l'occasione di vedere delle bellissime auto, che non sempre si riescono a vedere, e quindi non solo per gli appassionati ma per tutti, è sempre un piacere per gli occhi e per le orecchie sentire i motori di queste auto storiche di cui poi ci parlerà molto meglio anche Peppino, e partecipare perché naturalmente è una giornata che è comunque dedicata a questi service del Rotary, quindi non parliamo di beneficenza, parliamo certamente di solidarietà, e quindi evidentemente i cittadini avranno la possibilità di poter godere di questo spettacolo di auto, usufruire di queste auto per poter fare in estrema prudenza naturalmente i giri per la città, e avranno anche la possibilità contemporaneamente di fare del bene per i progetti che questo service del Rotary sta portando avanti. Diciamo che è un'occasione bella, lo trattavamo anche prima, per il territorio tutto, per il novarese non solo di tutte le età, da maneggiare comunque con cura, da assaporare, conoscere, quindi anche la suggestione insomma di tutti i sensi coinvolti. Diamo qualche chicca proprio per attirare Beh, naturalmente, io sostengo che non tutti noi novaresi conosciamo veramente bene e fino in fondo la nostra città, quindi è sempre una bella occasione uscire, soprattutto anche quando ci sono manifestazioni di questo tipo, per godersi questa città, per conoscerla meglio, per guardarla con occhi rilassati, diversi, e contemporaneamente, come dicevo prima, naturalmente anche il commercio, voglio dire, ne beneficia da tutto questo, perché più voi sarete, più naturalmente ci sarà un movimento, diciamo, che sarà di vantaggio per tutti. Abbiamo argomento fino al 13 ottobre, appuntamento con Metamorfosi. La mostra Metamorfosi di carta ha un sottotitolo, Il racconto della vita. È presentata da Fondazione Lucrezia Tangorra Ollus in collaborazione con Fiorella Coccolo ed esplora le diverse fasi della vita attraverso le parole contenute nei racconti dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato alle 11 edizioni del concorso letterario in tre parole e l'arte dell'origami,
unendo la delicatezza della carta alla profondità delle emozioni umane. È stata realizzata con una serie di 4 quadri, ciascuno che rappresenta una fase della vita: infanzia, adolescenza, età adulta e vecchiaia. Ogni sala sarà poi arricchita da pannelli sui quali sono riportate le citazioni e i brani tratti dalle antologie della Fondazione. Sono stati selezionati per riflettere le esperienze e le emozioni di ogni fase della vita. I testi offriranno uno sguardo autentico e toccante sulle diverse età dell'esistenza, dalla freschezza dell'infanzia alla maturità della vecchiaia. La mostra sarà visitabile fino al 13 di ottobre presso le sale dell'Accademia del Proletto di Novara dalle ore 10 alle ore 13. Non mancate. Il calcio. Domani sera il Novara Football Club affronterà in trasferta il Renate. Sentiamo mister Gattuso. È una squadra cinica, una squadra matura, una squadra che sa gestire molto bene le partite, i momenti della partita, e quindi troveremo una squadra, soprattutto poi anche tanto di fiducia, troveremo una squadra difficile da affrontare, ma ormai si fanno più o meno sempre le stesse cose, troviamo sempre o incontriamo sempre delle squadre, ma fondamentalmente avete visto un po' tutte le partite, ogni partita è difficile e complicata, ognuno per vari motivi, ma sono sempre partite tutte difficili, e tra l'altro loro, se non ho letto male, è la difesa migliore del campionato, ha subito e subisce veramente pochissimi gol. Questo vuol dire che innanzitutto hanno una difesa molto forte, hanno una fase difensiva sicuramente molto organizzata, e poi per prendere così pochi gol vuol dire che tutti corrono, tutti sono determinati, tutti sono a livello caratteriale, tutti sul pezzo. E quindi noi conosciamo tutti questi valori che ha questa squadra e siamo pronti ad affrontarla con le nostre armi, ecco. Comunque davanti soprattutto è un reparto dove hanno veramente tanta qualità e tanta scelta, perché chi gioca spesso anche cambiano spesso lì davanti uomini in formazione, anche in mezzo al campo, quindi probabilmente hanno una rosa soprattutto nel reparto offensivo di ottima qualità, e quindi loro basta poco, quindi dobbiamo essere bravi a concedere veramente pochissimo, a limitarli al massimo, perché sappiamo che basta poco per fare in modo che loro tutto quello che poi trovano in quel poco realizzano. Ancora sport, presentazione ufficiale ieri sera della Tennis Tavolo Regaldi. Facciamo la presentazione delle squadre della Regaldi che parteciperanno ai campionati maschili 2024-2025, che iniziano il 13 domenica al Palaverdi di Novara. Abbiamo un totale di 9 squadre che fanno i vari campionati, perché ci sono anche le due squadre femminili che hanno già giocato in un concentramento a Verzuolo, e praticamente muove un totale di circa un'80 di giocatori tra tecnici e tutto. Presenti anche il presidente nazionale e il presidente regionale della FITE. Molto importante questa serata, soprattutto per accordi sportivi futuri. Sì, anche perché in considerazione del fatto che il 2025 Novara sarà città europea dello sport, quindi il presidente di Napoli e il signor Lentini, vicepresidente regionale, vorrebbero portare a Novara una grossa manifestazione per l'anno prossimo. Speriamo poi nell'accoglienza da parte dell'amministrazione comunale, nella persona del sindaco e del vice sindaco, che è anche assessore allo sport, il dottor De Grandis, per fare in modo che si possa celebrare a Novara un qualcosa di importante. Per il momento appuntamento al Palaverdi il 13 ottobre, che c'è l'esordio di tutte le squadre maschili che giocheranno in casa, a partire dalle 10 del mattino. È davvero tutto, grazie per aver seguito il videogiornale e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.